ed è simbolico, l'uomo non riusciva a parlare con il suo fratello perché ciascuno aveva un proprio linguaggio, il tentativo dell'uomo di costruire una torre che arrivasse a Dio. Qui invece abbiamo tante lingue che, grazie ovviamente a coloro che le conoscono, ci rendono comprensibile, intelligibile il pensiero, ed è bello una controbabella in cui la pluralità delle lingue non è incomunicabilità, ma è ricchezza. E questo lo dirò a voi ragazzi: il pensiero unico, il linguaggio unico, il consumo unico può sembrare comodo perché nel gregge siamo apparentemente più sicuri perché non diversi, ma alla lunga estingue. Queste lingue che si intrecciano, questa apparente, come dire, confusione terminologica, invece è ricchezza. Anche il suono, il rumeno, poi sentiremo lo spagnolo, l'inglese, l'italiano, il latino, il greco, il persiano, sono frutto di civiltà e sono essa stessa bellezza, al di là del contenuto. Prima che strumento, la lingua è proprio vita. Ecco, il desiderio di sentire qualche parola di persiano, di afghano, di umano. So, briefly in translate, so I will share Quillen in Persian. Yeah. Then, of course, it is difficult to translate. Yeah. Is that poem, Persian poem in my language, then it's okay. Very important to translate it. Okay. I'll share a message, I'll get many questions. Okay, thank you. So, Najib now is playing. Just I want to use my mother language as a Najib Ola declamerà una poesia in italiano in afghano e ovviamente mi dice non c'è bisogno di tradurlo, ed è importante che io lasci un segno, lasci un suono che esalti nella nostra sala, io aggiungo anche nei nostri cuori. Please, thank you. I'd like to share my mother language, which is just I want to say that how we can use our language in our daily life and also in our professional life. My mother language is Persian, Farsi. Farsi is my mother language. As the same, this language is used in Afghanistan, Iran, and Tajikistan. Three countries, they are speaking Persian. Of course, Afghanistan has a multi-language country. There is Pashto, the language of Taliban, and also Uzbeki we have in Afghanistan. And others, Farsi, Persian is the popular language in Afghanistan. The most, more than 70% of the people speaking Persian, Farsi. I want to say a poem of it, which is very popular in Afghanistan. It is a lovely poem. It is a romantic poem, not because I'm also a novelist and I like this one. Of course, every time, every duration of my life, I say with myself this one. دوست دارم غرق چشمان تو باشم سالها زان که می دانم چشمان تو می خواهد مرا. This is a lovely poem that says that I like your eyes. That when I look to your eyes, your eyes want me. You talk with me. I talk to your eyes, and your eyes talk to me. This is very interesting. It is a very popular poem in Afghanistan. At the same time, we have another famous poet in Afghanistan. It's called Maulana Rumi. It is a well-known, world-renowned poet around the world. His poems were translated in different languages, like in Italian as well. How to say that? My language, Persian language, is a very rich language in region, in Asia. I don't know here in Europe or not, but in Asia it is rich. And also a very ancient language. It has more than 5,000 years history. It comes from Zartusht Paimamber and started basically from the north of Afghanistan, north and central of Afghanistan. Ovviamente Najib ci ha declamato un poema di un poeta persiano e in Afghanistan si parlano tre lingue, ma la lingua prevalente è il persiano, Persian,
che ha 5.000 anni di storia, una lingua molto ricca da un punto di vista semantico, e invece i talebani parlano un'altra lingua che è il Pashto, che però è una lingua un po' più di regime, non è una lingua diffusa in Afghanistan. Io ringrazio Najib. Per la testimonianza condivido le parole che diceva Carlo, un po' questa controbabele, no? Di tradurre, diciamo, in realtà.